In viaggio Pontalgo, il treno veloce che tra 2 anni collegherà Sassari e Cagliari in 2 ore. Partenza questa mattina alle 10:18 dalla stazione di Cagliari. Parte veloce il Talgo Sardo e arriva alla stazione di San Gavino in 26 minuti. 43 minuti il passaggio a Oristano, un record. 75 minuti a Macomer e 2 ore e 16 minuti capolinea alla stazione di Sassari. I tempi rigorosamente tenuti dall'assessore regionale ai trasporti Broccia. Dobbiamo fare un bando di gara. Abbiamo ipotizzato 50-52 milioni di euro per l'acquisto dei 5 collegamenti che ricordo faranno anche 5 treni che ricordo faranno anche il Sassari Olbia. 200 passeggeri distribuiti su 3 vagoni che viaggiano ad una velocità massima di 180 km orari e quando si elimineranno le 2 larghe curve tra Bonorva e Torralba si risparmieranno altri 15 minuti. Una svolta epocale, cambia completamente il modo di spostarsi nella nostra regione, il nord e il sud che sono raggiungibili in 1 ora e 55, in meno di 2 ore, massima competizione con la strada, credo che finalmente siamo una svolta epocale. Nei prossimi giorni uscirà la gara. Entro l'anno sarà assegnata, in meno di 24 mesi i treni saranno consegnati e nel frattempo vengono fatti questi lavori e poi possiamo dire che Cagliari-Sassari è a 1 ora e 55, ma con un paesaggio bellissimo, senza l'ansia della strada, leggendo, lavorando al computer, collegati a internet, con l'aria condizionata. Io credo che sia un passo di civiltà importante che facciamo. 16 minuti toccando anche 180 km orari, in servizio entro 2 anni con possibilità di portare sotto le 2 ore i tempi di percorrenza su quel percorso. Sentiamo Giacomo Serrelli. Sono incoraggianti i risultati ottenuti nelle 2 settimane di test della motrice spagnola Talgo, che hanno confermato che l'obiettivo di ridurre drasticamente i tempi di percorrenza sulle lunghe tratte è raggiungibile. Se ne sono resi conto anche il presidente della regione, Renato Soro, e l'assessore ai trasporti, Sandro Broccia, che hanno viaggiato sulle speciali carrozze munite di una serie di apparecchiature che hanno consentito di meglio studiare la risposta della rete e con ulteriori accorgimenti alla regione non si nascondono la possibilità di coprire la distanza anche in meno delle 2 ore e 10 oggi stimate. Dal momento in cui noi poi si è espletata la gara d'appalto ordineremo il treno, faremo quelle piccole modifiche che sono ancora necessarie e che ci consentono di dire che l'obiettivo non è più quello delle 2 ore e un quarto nella Cagliari-Sassari, ma 2 ore e forse riusciamo ad abbattere anche il muro delle 2 ore. Il Talgo è capace di raggiungere sul rettilineo la velocità di 220 km orari e andature sostenute grazie al suo sistema pendolante e altre sofisticate tecnologie ha toccato anche sulla rete ferroviaria isolana. Il bando della regione prevede l'acquisizione di 5 treni diesel veloci come questo. Potrebbero entrare in servizio nel 2010. Credo di poter dire che noi entro l'estate, primavera-estate del 2010, avremo questi treni in circolazione sulla rete, ricordo nelle lunghe distanze, Cagliari-Sassari, Cagliari-Olbia e Olbia-Sassari. Dispiace il fatto che di questa roba in Sardegna si parlò per la prima volta 20 anni fa e evidentemente in quel momento la regione non fu così determinata a fare quanto stiamo facendo 20 anni dopo.